Per un eventuale trasferimento a teatro troverete come sempre i nostri cartelli all'ingresso del parco che vi avviseranno. Bene, grazie a voi per essere qui, grazie a chi ci sta seguendo da casa anche in questa ultima giornata. L'appuntamento delle 21 non l'ho detto, ma lo sapete, è con il professor Stefano Zecchi, che è già qui a Santa Maria Maggiore e dialogherà con Antonio San Francesco della redazione del Libraio e di Famiglia Cristiana, appunto. E oggi siamo qui, l'abbiamo annunciato più di una volta all'interno di questa edizione del festival, e l'ha annunciato più di una volta anche il nostro direttore artistico, sarà proprio Bruno Gambarotta a dialogare con Davide Longo, e siamo particolarmente felici che Davide abbia accettato il nostro invito, perché in tanti, dicevamo prima, si è formata quasi una cricca, e l'abbiamo letto, l'abbiamo apprezzato tantissimo. Questo è il libro di cui parleremo stasera, Un'Arabia Semplice, che è l'ultimo capitolo di una trilogia che ci ha davvero molto appassionati e che siamo sicuri appassionerà anche voi o magari ha già appassionato qualcuno. È una scrittura incredibile, davvero coinvolgente, una cesellatura continua nelle pagine dei libri di Davide Longo, e insieme a Un'Arabia Semplice le vedete qua le altre due puntate, chiamiamole così, di questo racconto così straordinario e così straordinariamente scritto da Davide. Ci siamo innamorati della sua capacità davvero di creare dei quadri, di pennellare queste storie, di raccontare i personaggi, le storie, le emozioni che permeano le pagine dei suoi libri. Quindi capirete tra poco quanto siamo grati a lui di aver accettato il nostro invito e quanto siamo contenti che a dialogare con lui ci sia il nostro direttore artistico. Proprio per questo non voglio svelarvi nulla del libro, ma sono sicuro che anche Davide e Bruno non eccederanno nello spoilerare le storie contenute in Un'Arabia Semplice, edito da Einaudi. Sono molto felice di dare il benvenuto sul palco di Sentieri e Pensieri a Davide Longo in compagnia di Bruno Gambarotta. Benvenuti. Scusate, l'avevo spento. Grazie, ho perso la birra. No, è la tua, ormai l'ha trovata. Eccola là, è così. grazie, molto, grazie per essere venuti. Io ho cominciato a leggere Davide, questa trilogia l'ho letta sulla base di una segnalazione di Filippo. E sono rimasto letteralmente folgorato. Secondo me siamo di fronte a uno scrittore di prima grandezza, un autore che resterà nella storia della letteratura italiana fra i più importanti della prima metà del 2000, del millennio, millennio direi. Dico sul serio, è strepitoso. Filippo ha parlato di pennellare, io penso, leggendo queste campiture, questi squarci, sono caravaggeschi. A me è venuto in mente Caravaggio. Questi bianchi, questi neri, questa violenza rattenuta, uno stile meraviglioso. Qualcuno ha parlato di Simenon anche, no? Simenon, Beppe Fenoglio. Su Beppe Fenoglio sono d'accordo, su Simenon no, perché Simenon non conosce la tragedia nei suoi romanzi, la conosce nella vita. Lui ha avuto due tragedie, la morte del fratello e poi la morte della figlia Mary Jo, che tra l'altro si è suicidata. Ma nei romanzi no, i romanzi di Simenon sono un'altra cosa, sono la storia di qualcuno che vive una vita normalissima e poi a un certo punto si trova di fronte a una cosa imprevista, che questa storia gli cambia la vita. No? Il borgomastro di Furne, la vedova Kuderk che affitta una stanza a un signore qualunque e poi scopre che questo è un ricercato della polizia, un pluriomicida, quindi cambia tutto la sua vita. E questo è Simenon, ma Davide Longo è tutta un'altra cosa. Per me Davide Longo è... Sotto il vetro della mia scrivania ho le foto di due autori amatissimi. A destra c'è Beppe Fenoglio e a sinistra c'è Flannery O'Connor. Tu conosci Flannery? Beh, certamente sì. Flannery O'Connor, il cielo dei violenti, la vita che salvi può essere la tua, sono strepitosamente vicini al tuo modo di scrivere. Non so se sei d'accordo. Lo sta ristampando adesso Minimum Fax, tra l'altro, una scrittrice americana. Sia Beppe Fenoglio che Flannery sono mancati. Flannery è morta, non aveva 40 anni, Fenoglio aveva 40, 50. Io vorrei mettere completare il triangolo, mettere la foto di Davide Longo, ma è ancora vivo.
Aspetterò il buona salute, quindi vabbè. Ma comunque io non ho fretta. Ecco prima. Perché volevi tenere la penna, perché diventava subito un cimelio. È bravo, una reliquia profana. Quindi siamo a questo punto. Poi quindi la domanda che viene è: perché questa bravura, questa strepitosa bravura finisce, come dire, si dedica al genere noir? Perché in fondo il genere noir è vissuto come un genere usa e getta, no? Un giallo lo leggi e poi non ti capita più di rileggere, ormai è una molla che si carica, il mistero, l'investigazione eccetera, quando alla fine viene la soluzione la molla si è scaricata e non lo leggi più. È vero che però ci sono grandi scrittori, che ci sono in Italia Piero Chiara, Gadda, Sciascia, poi che so io, Dürrenmatt ha scritto dei gialli, no? Anche Borges. Quindi ma perché ti sei calato in questa vicenda dopo tanti altri libri? Ma dunque, allora, io sono un modesto lettore di gialli, cioè non sono un appassionato del genere e non lo ero neanche prima di cominciare a scrivere appunto dei noir o dei gialli, anche se io, come sai, preferisco definire dei marron. I miei sono dei marron. Perché... Ma è un brutto colore, il marron. No, se ascolti Paolo Conte, marron è appunto tutto un mondo, un po' vintage. Perché c'è una cosa che è molto utile quando un genere comincia a essere un genere che ha una storia molto lunga alle spalle, come è successo col western a un certo punto nel cinema. Nel cinema è tutto più veloce, ma diciamo che il giallo ha già ormai una tradizione di quasi due secoli, insomma, una cosa del genere. Succede che quando arriva, diciamo, alla maturazione, e quindi c'è anche un pubblico oramai che è maturato insieme al genere, allora tu su quel genere puoi giocare in maniera anche più sottile, più raffinata, perché parli con un pubblico che sa già dare per scontate tutta una serie di cose. Che conoscere le regole del gioco, certo. Certo. Tu citavi Dürrenmatt, no? La promessa, certo, di Dürrenmatt, che è un antigiallo. È un antigiallo che segna proprio già il tramonto del giallo. Addirittura, certo, Dürrenmatt, come dire, scrive un libro, secondo me, meraviglioso, La promessa, certo, che però tradisce tutte le aspettative del giallo, certo, perché tutto quello che un lettore normale di gialli, diciamo un lettore elementare di gialli, cerca in un giallo, in Dürrenmatt viene trasgredito, non, certo, viene dato. E quindi io penso che il giallo adesso sia un genere maturo per questo. Poi tu citavi Sciascia, è chiaro che Sciascia utilizza il giallo per, come dire, caricare su quel carro quello che gli interessa portare a mercato, che è una sua certa idea della società, della Sicilia, anche di denuncia sociale. Quindi in realtà io non penso che sia un genere minore. No, non penso che sia un genere minore. Credo che ci siano ottimi scrittori, come ottimi artigiani che praticano il giallo, come e tu, ci sono anche, certo, dei pessimi artigiani che praticano invece generi più elevati, più ambiziosi, insomma. Certo. Ecco, questi personaggi che sono, io purtroppo sto perdendo un po' la memoria, quindi una volta l'avevo molto più forte, ma Vincenzo Arcadipane, Lucano, che è il commissario, poi Corso Bramar, che è stato il capo di Arcadipane, che ormai è uscito e fa l'insegnante per cercare di rimediare qualcosa, e questa Lisa Mancini, sono tre. Allora, io per dire, devo fare una brevissima parentesi per dire cosa penso di questi personaggi. E mi riferisco a Sofocle, a Filottete, alla tragedia Filottete. Sarò brevissimo per intendersi. Filottete è quello che dà fuoco alla... c'è Eracle, cioè Eracle che è sdraiato, è coricato su una catasta di legno, vuole morire, è stato avvelenato da Deianira, e invoca la morte, un caso di eutanasia. Filottete dà fuoco a questa pira, disubbidendo agli ordini degli dei. E in cambio Ercole gli regala un arco infallibile. Ma gli dei lo puniscono facendogli mordere un piede da una vipera, va bene? E tra l'altro i piedi sono sempre al centro delle epopee tragiche greche. E quindi questo è una ferita immedicabile. È una ferita che lui si porta dietro per tutta la vita, non guarirà più. Però è il prezzo che lui paga perché questo arco sia invincibile, questo arco sia perfetto, che non funzioni sempre, faccia sempre certo. Ecco, i tuoi personaggi hanno tutti una ferita, tutti. E non è un caso.
tutti hanno una ferita che, e tutti hanno una ferita che faticano a medicare, anzi spesso non riescono a farlo. C'è un motivo, anche, c'è persino il cane, un cane ha tre zampe, anche il cane ha una ferita, ha perso una gamba. Cioè tu una persona normale proprio non ci sei. Fatico, non ne conosco quasi nessuna. Ecco, è evoluta questa cosa, perché a me ha fatto molta impressione in senso positivo, no? Cioè sono personaggi, appunto, sono quasi borderline, no? Mm-hmm. Grazie al fatto che sono continuamente tormentati da questa ferita, da questo bisogno di cercare di cauterizzarla e non riuscendoci. No. Sì, come, mi sembra molto pertinente questo esempio che non conoscevo, che hai fatto, perché in effetti i miei personaggi, in questi libri in particolare, ma poi se ci penso anche andando a ritroso nei libri che non appartenevano alla serie, quindi erano romanzi di natura diversa, hanno tutta questa ferita che, come dici tu, è una ferita che non si può rimarginare, perché è legata a un evento per ciascuno di loro molto diverso, non sempre un lutto, ecco, sono ferite molto diverse, che però non si chiudono più e loro hanno imparato a conviverci, spalmandoci sopra un balsamo che è una forma di talento. Cioè tutti questi personaggi hanno un talento che per ragioni molto diverse si sono trovati a veder convogliare nella polizia, diciamo nell'inchiesta, perché nessuno di loro in realtà crede nella legge, nella legalità, neanche in una forma di morale. Poi ci torneremo su questo. Tutti sì, loro hanno una sorta di compulsione, cioè, come dici tu sono dei borderline, sono dei freak. Cioè sono tre persone che nella vita normale, nelle relazioni diciamo comuni, sociali, sono degli emarginati. Perché hanno una compulsione al completamento del disegno. Cioè è proprio una cosa quasi autistica, cioè come quelli che se c'è una cosa fuori posto, no, non allineata, resistono un po', ma stanno parlando con te, ma nella loro testa per tutto il tempo stanno pensando in realtà a quella cosa che è fuori posto, fino a quando non allungano la mano e non l'allineano. Ecco, sia Arca di Pane che Abramar che Isa hanno questo tipo di compulsione verso il completamento del disegno, verso il completamento del puzzle. È chiaro che la polizia è il posto dove questa cosa può essere messa al servizio. È il posto giusto. Sì. È il posto giusto, però nello stesso tempo tutti questi investigatori, cioè l'ex commissario, il commissario attuale, Elisa, che è una poliziotta messa ai margini perché è indisciplinata, perché dà del tu a tutti, perché ha aggredito un collega che le aveva messo le mani addosso. Tutti questi, per arrivare a un risultato, devono passare per vie traverse. Cioè, non possono chiedere, devono fare un'indagine, devono un'analisi, un DNA, non vanno mai per vie diritte. Ma devono cercare sempre a girare l'ostacolo, rivolgendosi ad amici, conoscenti, parenti, chiedere favori. Non so come dire, per arrivare alla verità non puoi, se vuoi arrivare alla verità in Italia non puoi percorrere le vie ordinate. È sempre così. Sì, questo dipende anche dal fatto che loro hanno un rapporto con l'istituzione nella quale lavorano, certo, con la polizia, che è appunto molto complesso, perché tutti e tre, oltre a essere freak e borderline, sono anche intolleranti verso la gerarchia, verso loro. Sono tre anarchici in fondo, sì, che trovandosi in polizia si trovano a muoversi in un mare che è proprio molto diverso da quello dove loro amano respirare. E il motivo per cui uno con l'altro alla fine si sono, non potremmo neanche definirli amici, no, perché non sono amici, propriamente degli amici, sono tre, diciamo, tre persone tre che si appoggiano una all'altra, sì, nei momenti dell'inchiesta, e nessuna di queste tre inchieste che troverete in questi tre libri potrebbe essere risolta senza il contributo di tutti e tre. Sì, però si può risolvere solo percorrendo vie traverse, non vie diritte, no? Le vie diritte ti porterebbero a sbattere contro un muro, no. Questa è una situazione italiana, voglio dire, se vuoi sapere qualcosa sull'Italicus non ti puoi affidare agli organismi regolari. Sì. Ed è uno stile, io poi ho pensato a sta cosa, un po' mi scandalizzava, perché sono uomo d'ordine, quindi sono amico della polizia. Però poi ho pensato anche a me, voglio dire, e siamo noi che siamo così. Cioè, a me hanno proposto di scrivere la prefazione al libro di un famoso chirurgo, un primario importante,
Io ho detto di sì, solo perché magari un giorno avrò bisogno di lui per scavalcare la fila, capito? Certo, certo, certo. Cioè no, davvero, non è, quindi pensateci, quasi sempre siamo condannati, forse è il nostro ma tipo di civiltà. Quando mi sono accorto di questa cosa, in realtà molti anni fa, poi dopo le cose le elabori dopo, no? Quando mi capitava di andare magari all'estero a presentare i libri, soprattutto in Germania, in Olanda, Inghilterra, eccetera, e qui c'era Berlusconi, certo, governava, che all'epoca era ancora veramente una cosa abbastanza incomprensibile, per cui alla fine facevi la presentazione, parlavi del libro, parlavi, e poi alla fine c'era sempre qualcuno che alzava la mano dal fondo, no? E diceva, sì, sì, tutto bello, però in Italia come fate con Berlusconi? Cioè, come è possibile che abbiate Berlusconi? Okay? E lì, vabbè, io potevo dare le mie risposte, si può essere più o meno d'accordo, però non è tanto la questione Berlusconi sia un cattivo, un buon politico, ma è proprio quella modalità, no, di fare che lui aveva, era una cosa incomprensibile, con una certa idea della politica che c'era nei paesi nordici. Adesso non è più così, nel senso che abbiamo anticipato molto anche sì, questa sì, formula. Ci sono tutti, però, berlusconizzati. Lì mi sono accorto di una cosa, me ne sono accorto scrivendo Le bestie giovani, che è come se a loro mancasse un enzima, cioè una componente proprio biologica per capire l'Italia, che è la dimensione del grottesco. Sì. Cioè tu, in Italia, il grottesco è il contrario della logica. Okay? Il grottesco scavalca la logica. Certo. Allora, tu non puoi capire questo paese e anche il modo in cui noi viviamo, anche nei rapporti più, come dicevi tu, faccio sì, la prefazione per il chirurgo, eccetera, eccetera, se non hai questa enzima del grottesco. Flaiano, che era un acuto osservatore, questa cosa l'aveva acchiappata subito in un aforismo che secondo me resta fondamentale. Cioè diceva, in Italia la situazione è drammatica ma non seria. Ma non serio, sì, ecco, sì, questa cosa qua sì, ecco, ti sì, permette sì, di capire il nostro paese. Cioè, anche sì, nelle tragedie noi non riusciamo a essere seri. Cioè, anche nel fascismo, nei momenti più duri certo, che abbiamo visto, c'era sempre questo côté un po', sai, carnevalesco, no? che noi abbiamo. Tanto che non toglie nulla al fatto che la tragedia ci sia. Sì, sì, sì. È stato okay, uno sceneggiatore di Fellini, tra l'altro, Flaiano. Certo. Flaiano diceva, l'italiano corre in soccorso dei vincitori. Che sì. E io, che nei primi libri, come nel caso Bramare, in un certo senso se esercitava un'ironia, però era un'ironia sempre molto piemontese, che è sì, proprio certo, il contrario del carnevalesco, no? Certo. Piemontese, anche le maschere piemontesi, sai che non sono carnevale di Rio, cioè stiamo parlando, al massimo uno si mette un neo qua e già fa carnevale, ok? Ecco, nelle bestie giovani mi sono trovato a occuparmi di un periodo della storia italiana molto buio, controverso, quello degli anni 70, la strategia delle tensioni, le stragi, il terrorismo, eccetera, e mi sono accorto che in realtà l'unico modo per decifrare, per leggere, e la lente con cui guardare quel periodo, seppure così buio, cupo, di piombo appunto, era quello del grottesco. Perché anche lì, se tu vai a leggere gli atti parlamentari, ci sono delle cose che sono incredibili. E tanto è grottesca a volte questa situazione, che anche quando ce l'abbiamo sotto gli occhi, non, come dire, ci sembra impossibile che sia andata così, che le cose siano così. Arca di Pane è un personaggio curioso. Arca di Pane, quando i figli finalmente vogliono un cane, lui finalmente si decide e va a prendere al canile un cane con tre zampe anziché con quattro. Già questo lo mangia il sukai, è drogato di sukai. È drogato di sukai, esatto. Quanto ti dà la ditta che produce? Ancora niente, anche se io continuo a postare Ma li fanno ancora, sì. Sì, beh, c'era Leone. E allora potevi metterti d'accordo prima. Lo so, ma sai, io come fai tu, no? Io ho fatto sperando che poi, invece non si sono fatti vivi. Sì, sì. E perché questa mania? Da dove arriva questa dipendenza dal sukai? Allora, il sukai, qui siete, insomma, un posto di montagna, quindi magari forse il sukai qui non è diffuso il sukai, no, non è diffuso, però arriverà. C'è qui un banchetto della Leone qui fuori,
che ti accompagna. Abbiamo il 20%, Bruno, su ogni Sukai. Il Sukai, allora, io quando ho conosciuto Sukai, io ho una casa in montagna, ne parlavamo prima, in Val Varaita, che è una valle del Cuneese, che sono valli molto diverse da queste selvatiche, chiuse, ormai spopolate, eccetera, eccetera. Occitane. Sì, occitane, esatto. E lì c'era questa burnia, che sarebbe un vasetto di vetro di Sukai, che aveva mia nonna, ed estate si mangiava il Sukai. E la cosa che mi colpiva è che il Sukai, a differenza di qualunque altro tipo di alimento, non si deteriora mai. Cioè, può durare anche 15-20 anni, c'è sempre la burnia con gli stessi Sukai. No? E lì questa cosa si è aggrappata a me a una certa idea di, più che di piemontesità, di torinesità. Perché se tu ci pensi, se tu fai vedere un Sukai a un siciliano e gli dici questo è un dolce, e lui non può comprendere. Non so se avete presente come è fatto un Sukai. C'ha un colore, sembra un pezzo di asfalto. C'ha un colore d'asfalto, è un pezzo d'asfalto. Proprio il massimo che hanno potuto fare, ci hanno messo sopra un po' di granella di zucchero, ma proprio una roba poco. E in più è un parallelepipedo. Quindi ha anche una forma che non è invitante, che non trasmette un'idea di dolcezza, insomma, di amorevolezza. Ed è proprio il tipico dolce che poteva partorire la mente di un sabaudo, no? È il tipico dolce quadrato che potevano fare alla Fiat nella catena di montaggio, passavano i Sukai e c'era uno che li tagliava così. Poi invece quando tu lo mangi e ti accorgi che è tutta un'altra roba, perché non è solo liquirizia e non è solo anice, ma ci sono anche per esempio degli oli d'arancio, delle cose delle essenze quasi esotiche. E invece poi, ecco, questo commissario è anche un profilo strano, uno che a un certo punto piange, non diciamo per quale motivo, ma non per i casi su cui indaga per ragioni sue, familiari. Poi si rivolge a questa Ariel, questa specie di maestra di vita. Cos'è, una psicanalista? Chi lo sa, neanche potrebbe essere, è una cosa metà tra una counselor, una terapista, certo. una guru. Poi in realtà è una molto più giovane di Arca di Pane, piange per una serie di ragioni. Più che pianti sono delle crisi di pianto. Crisi di pianto, sì. Come delle crisi di panico, neanche lui sa bene che cosa sta succedendo nella sua vita, o meglio, lo sa cosa sta succedendo nella vita, perché quello che ha fatto Arca di Pane, che è quello che hanno fatto Bramar e anche probabilmente succederà a Isa, è che loro hanno fatto del loro lavoro la loro scialuppa di salvataggio, non per ragioni di carriera, di successo, di denaro, ma perché il loro lavoro è l'unico posto dove loro non si sentono appunto dei freak del borderline. Però poi hanno anche costruito delle relazioni fuori dal loro lavoro. Arca di Pane ha una moglie, ha due figli che poi crescono, diventano adolescenti e poi dopo diventano più grandi ancora e prenderanno la loro strada. E lui, quando esce dal lavoro, continua la sua mente, continua a comportarsi con la stessa modalità. Per dirti, quando a un certo punto questa psicanalista, chiamiamola così, Ariel, che lo obbliga a fare delle cose terribili, tipo a iscriversi a quelle chat per incontri. No? Sì, sì. E su queste chat per incontri si sceglie uno pseudonimo e poi ciascuno mette magari una frasetta, diciamo, che lo rappresenta. Di solito mettono delle frasi di Coelho, per dirti. Sì, sì. Okay. E lui come frasetta mettere non rimuovere il corpo prima che arrivi l'autorità competente. Che mi sembra un modo per trovare una fidanzata. Comunque non immagino che qualcuno che mette una frase di Davide Longo su queste cose. No, io spero che... Se vuoi restare single, sì. Sì, sì. E quindi questo Arca di Pane, che però è lucano, sottolinea il fatto. Perché lo fai nascere in Basilicata? Allora, perché a me piacciono tutti i miei personaggi, oltre ad essere dei borderline, oltre ad essere dei freak... Di solito sono sempre, io uso con lui la parola nuragico, anche se lui non è sardo, no? Però hanno un tratto primitivo molto forte, cioè è come se abitassero nel nostro mondo contemporaneo, usano internet con una certa difficoltà, ma diciamo lo usano, però in realtà gran parte del loro cervello, se non addirittura rettile,
è comunque un cervello neandertaliano, primitivo, per cui, per esempio... È bella questa idea dei meridionali, mi piace. No, 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 non dei meridionali, anche Bramare è così. Ah, sì, sì. E io ho scelto la Lucania proprio perché in Lucania ci sono le Dolomiti Lucane e c'è questa petrosità. E infatti anche Bramare non è torinese, ma viene dalle montagne appunto dell'Occitania, e quindi anche lui è fatto di materia grezza. Sì. Sì, sì. Quante copie sono state vendute a Matera del tuo libro? A Matera è andato a Ruba, perché sai che ci sono quei buchi tra i sassi? Sì. L'ho fatto del formato giusto, no? E prima hai parlato della torinesità del Sukai, no? Ma l'ambientazione... Si usa una brutta parola che è location. L'ambientazione delle storie è evoluta a Torino, perché tu abiti a Torino, sì, conosci la città. Sì, sì. Storie potrebbero accadere solo a Torino, no? Diciamo che non è tanto una questione di geografia. Beh, certo, io farei molta fatica a scrivere una storia ambientata a Milano o in città che conosco solo superficialmente e che magari non, con il quale non sono entrato in risonanza. Mentre invece per me Torino non è solo il posto dove vivo, ma è anche una città con cui io mi sento molto in sintonia. Ma al di là della geografia, che ha una sua importanza senz'altro, c'è proprio un'idea di tipi umani. Certo. Ecco, se io penso a Milano, che è una città che conosco pochissimo, no? Quando ci vado non provo nessuna particolare vibrazione, proprio perché non la conosco, però ecco, se io sento le canzoni di Iannacci, che invece amo molto, beh, lì entro subito in risonanza con una certa Milano, forse che non esiste neanche più, no? O le canzoni di Gaber, e allora quella Milano la riconosco, perché riconosco quell'elemento chimico negli individui, quindi non è tanto una questione di geografia. Ma è un po' come Paolo Conte, no? Quando senti le canzoni di Paolo Conte, anche se sono scritte oggi, ti parlano di un'umanità che è comunque un po' spostata rispetto a dove va il grande flusso degli esseri umani. Cioè, ecco, a me interessa quella corsia, laterale, ecco, la corsia d'emergenza, quella dove... Sì. Quando c'è qualcuno fermo ti chiedi ma che cosa sarà successo a quello lì? Ecco, mi interessano questi però personaggi. Tra l'altro la tua Torino non è la Torino Sabauda, la Torino della Fiat, la Torino della Crocetta, ma è la Torino di Barriera di Milano. Sì, della Dora, quella zona lì, o San Salvario. Che è la zona, diciamo, è una zona dove... mentre i torinesi di origine straniera sono a Torino il 15%, in quel quartiere lì sono il 50%. Sì. Quindi questo vuol dire molto, c'è un turnover continuo, è il quartiere che ha sempre ricevuto i torinesi che venivano da fuori, i veneti, i meridionali, adesso gli arabi, gli africani. Quindi per esempio Arca di Pane è un lucano che è arrivato a Torino bambino piccolo, quindi è cresciuto in quella barriera. E lui ha adottato la città, nel senso che lui si riconosce perfettamente, anche se ha alcuni tic dei meridionali che non imparano mai il piemontese, fingono di non capirlo, lo prendono un po' in giro, insomma c'è tutta una serie di giochi anche linguistici su questo. Sì, sì. Però lui si è perfettamente integrato in questa città e la ama proprio perché di questa città lui va a cercare, annusa gli angoli più primitivi, che secondo me Torino... come tutte le grandi città probabilmente, ma Torino, al di là della laccatura sabauda che è stata data sulla città, conserva dei luoghi, delle energie, delle tensioni molto primitive. C'è qualcosa di ancestrale ancora in quella città che pulsa. Ed è quel tipo di energia, quel tipo di motore, quello che fa muovere i miei personaggi e le mie storie, che sono tutte legate poi a contrasti, a rapporti, a relazioni tra gli esseri umani che sono molto primitivi. Cioè, questo, se tu togli i telefonini, togli i cellulari, togli l'automobile, però quello che succede nei miei romanzi poteva succedere 500 anni fa, 1000 anni fa, grosso modo. Spogliati da quell'apparenza. Sì. E questo è molto fenogliano, cioè questo è quello che di Fenoglio io amavo moltissimo, ecco, e continuo a amare. È il motivo per cui Fenoglio
non è invecchiato per nulla, perché se tu racconti qualcosa di molto primitivo che rimane, come dire, alla radice del nostro modo di stare al mondo, quella roba non invecchia mai. Non solo non invecchia, cresce col passare del tempo. Sì, comunque, io lo trovo fantastico. Adesso lo leggi e ti sembra di leggere Tacito, capito? È scolpito nel marmo. Ma io lo faccio leggere ai miei studenti, perché poi, forse voi sapete benissimo, mentre Pavese ha avuto una sua fortuna adesso è illeggibile ed è conosciuto anche fuori dal Piemonte, invece Fenoglio è solo nostro. Esatto, e sì, questo è un grande peccato, perché poi quelli che lo conoscono se ne innamorano. E io lo faccio leggere ai miei studenti della Holden, che sono ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, che magari arrivano da tutta Italia e non lo conoscono, e tutti quanti se ne innamorano. Cioè, tutti quanti dicono, ma come, in Italia avevamo uno scrittore così? E non si studia a scuola, nessuno lo dà da leggere. Ma meglio così. Dici? Rimane per pochi. No, dai. Il prossimo anno sono 100 anni dalla nascita. Sì? Su Kai. Grazie. Grazie. Li faccio vedere. Già un po' troppo colorato però questo coso qua. Ecco, vedete? Questa roba. Vabbè, chi compra il libro avrà un Sukai in omaggio. Cioè, sembra sapete quei gommini che si mettono per fermare le porte, no? Sì. Sembra quella roba lì. Però poi provate a mangiarlo, è pazzesco, è dentro. Ma sai di cosa mi sono accorto? Anche di questa cosa. Una volta sono andato al museo, mi sembra, della Martini e Rossi, insomma, dove fanno i vermouth, Martini, certo, quella roba lì che è diventata in tutto il mondo, certo, famosa. E ho visto le prime etichette dei vermouth. C'erano sempre delle stazioni ferroviarie, certo, no? Cioè, ma perché sull'etichetta del vermouth mettono sempre i binari, gli scambi? Poi mi hanno spiegato perché il vermouth che facevano a Chieri, insomma, a Riva di Chieri, quella parte lì, le fabbriche si erano fatte arrivare dei binari apposta, per cui i treni potevano scaricare lì, certo, perché parte delle essenze con cui il vermouth viene fatto sono essenze che arrivano dall'Oriente e da paesi molto lontani, per cui arrivavano al porto di Genova, di Savona, venivano imbarcati e portati lì. Quindi c'è questa idea che a Torino ci sia, come dire, una patina molto chiusa, torinese, autoctona, ma poi dentro ci sia un cuore, certo, che mescola. Ecco, questo lo trovo molto bello. Bello, sì. A proposito del vermouth, quando ci fu il blocco continentale, il blocco navale voluto da Napoleone, no? Cioè gli occidentali, i nemici di Napoleone fecero un blocco navale nel nord Europa, Napoleone ne fece un controblocco nel Mediterraneo, per cui non arrivavano più in Italia le spezie con cui fare il vermouth. Il vermouth è vino bianco, più spezie che vengono da lontano. C'era un'enorme richiesta. Allora ci fu l'idea di uno che sciolsero le bende delle mummie. Tolgono le bende, le sciolgono e lì hanno ritrovato queste essenze. Per 30 anni si sono bevute mummie al posto degli spezi. Beh, tutto sommato. Non è una cattiva. E quindi voglio dire, pur di fare il. E poi quando ha mancato il cacao, hanno fatto. Voglio sapere cosa hanno usato per il cacao. Non lo voglio sapere. Va bene. Ad ogni modo, è molto torinese questa storia, sì, qui, certo. Sì. Sì. No, 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 non ti arrendi mai. Perché in questo romanzo, due dei tre casi sono casi cold case, come si dice, casi freddi, che nella realtà quando saltano fuori alla polizia non li mettono sotto il tappeto. Sì. Hanno tanto di quel da fare sui casi recenti di cui si occupa la cronaca che loro non hanno nessuna voglia di andare a vedere cose passate. Una di queste storie è proprio quella, trovano degli scheletri scavando l'alta velocità, sì, ferrovia, e subito li archiviano come cose della guerra. Ma sì, perché sai, trovano 12 le ossa di 12 corpi e quello che viene in mente è che l'unico periodo in Italia in cui poteva esserci una fossa comune di quel tipo è legato alla Seconda Guerra Mondiale, ultimi giorni della guerra, sì, cioè, regolamenti di conti, certo, eccetera. E questo è anche un guardate che tra l'altro succede, sì, ancora ogni tanto questa cosa. E c'è una commissione che si occupa proprio della classificazione di questo tipo di casi che vengono nella maggior parte archiviati, perché poi eventuali responsabili non sono neanche più in vita. E invece Arcadi Pane, sempre con la sua
col suo tarlo, trova un piccolo oggetto, una specie di bottone in questa fossa comune, e mentre tutti gli altri archiviano il caso, lui va a casa e mentre i figli parlano del cane, della scuola, delle cose di cui parlano i figli in una casa, la moglie gli racconta, gli chiede, eccetera, eccetera, in realtà il suo cervello, quella parte del suo cervello che lo rende borderline, continua a pensare a questo bottone, a questo nottolino che ha trovato. È un po' quello che fa uno scrittore, però, uno scrittore, magari la moglie gli parla insieme, i figli, e ogni tanto continua a rimuginare le cose che sta scrivendo. Sì, questo è un grande problema. Lo raccontano molti autori, lo raccontano. Sì, sì, diciamo che questo è uno dei motivi per cui, per esempio, io finora ho scritto dei libri a distanza, con una forma di serialità un po' anomala, perché gli scrittori seriali fanno un libro all'anno, un anno e mezzo, mentre invece io scrivo un libro ogni due o tre anni. Andrea Vitali ne fa uno al mese. Uno al mese? Sì. Certo. Io li ho tutti, tengo un'intera stanza. Hai comprato un alloggio per mettermi? No, perché lui è un grande amico, mi rimanda con dediche affettuosissime. Quindi, ma scrive giorno e notte? Ma non lo so. È andato in pensione da medico, ha detto che adesso raddoppierà la produzione. Invece no, il tempo che prima era da medico lo dedica al volontariato. È bravo. Per fortuna, insomma. È una bravissima persona, quindi, però lui produce tantissimo, meglio per lui, intendiamoci. Sono libri anche divertenti da leggere. Quindi dicevamo, questa storia, ecco, un altro aspetto di questi tre libri, che in realtà questi personaggi evolvono, cioè... Io dico, leggeteli tutti e tre, a cominciare dal primo, non so se mi spiego. C'è una storia interna a questi personaggi, no? Addirittura mi pare che fra il secondo e il terzo sono passati 5 anni. Sì. E quindi questi hanno risolto in parte i loro problemi, hanno cambiato stile di vita, sono maturati, cioè i rapporti interni sono cambiati. Sì. E questo quindi, anche questo forse è una dimensione anomala della serialità. Certo, perché di solito nei gialli i personaggi non invecchiano mai, come Charlie Brown, insomma, è sempre un bambino. No? Ma invece sai, quando io, mio padre aveva i Linus, no? Comprava i Linus negli anni 70, e quindi io c'avevo in casa sti Linus, e il fumetto che proprio mi folgorava era Doonesbury, che negli Stati Uniti ha disegnato per 20 o 30 anni, e lì invece i personaggi invecchiano. E io questa cosa la trovo fantastica. Cioè, trovo fantastico che tu c'hai i personaggi che all'inizio sono degli universitari al college che fanno le feste, eccetera, eccetera, poi hanno il problema ognuno di trovare il loro lavoro, poi c'è la guerra del Vietnam, eccetera, eccetera, poi dopo entrano nella vita civile, poi diventano adulti, e poi diventano genitori, e poi si separano. Poi hanno l'Alzheimer, tutto insomma. Sì, è fantastico. No, si è fermato prima dell'Alzheimer, quando a un certo punto ha detto basta, non disegno più. Io questa cosa la trovo fantastica, cioè penso che se c'è un aspetto della serialità che mi affascina non è tanto il Derrick o la signora Fletcher o il tenente Colombo, dove c'è il personaggio sempre uguale, che gioca come dire, una partita nuova, ma lui è sempre lui, addirittura vestito nello stesso modo, la Fletcher con i stessi capelli, eccetera. No, perché poi alla fine non scrivi mai lo stesso romanzo. Primo perché non solo il caso poliziesco, diciamo, è diverso, ma sono diversi i personaggi, sono diversi gli ingredienti con cui cucini. Certo, no? Cioè, se tu racconti una storia d'amore di uno quando ha 20 anni, è una storia d'amore completamente diversa, anche se l'altra persona fosse la stessa, se questi personaggi ne avessero 30 o 40 o 50 di anni. E questa è la parte che io trovo divertente di questa serialità che ho messo su così un po' in maniera casereccia. Io stento a immaginare un quarto volume di questa serie. E invece c'è. E qui ti volevo. E invece c'è. Vabbè, saranno nella RSA, saranno nel... Certo. Dovranno metterci delle badanti. E tu sai lì che intrighi pazzeschi che ci sono nell'RSA. Scoperchiamo lì delle cose. Sì, un'altra cosa che senti dire dagli autori di gialli in generale è che hanno dei problemi ad ambientarli nell'età contemporanea, a parte il Covid che poi se Dio vuole passerà, ma nella frenetica aggiornamento dei sistemi di indagine. Cioè tu scrivi un giallo ambientato oggi, mentre lo scrivi
hai in mente gli strumenti di indagine, no? Le telecamere, i computer, tutto quanto, i cellulari. Dopodiché, mentre il tempo di scriverlo e di pubblicarlo, arriva la 5G, arriva l'intelligenza artificiale. Ti dicono così? No, è perché e molti invece con ambientano i loro gialli in un'epoca un po' passata, in modo da starsene un po' tranquillo. Io infatti scelgo sempre tre o quattro anni prima rispetto, così almeno so più o meno quello che è. E poi tra l'altro, a parte c'è Lisa che si occupa molto, la Mancini che si occupa molto di strumenti informatici, no? Sì, ecco, per esempio quest'ultimo romanzo, Una rabbia semplice, ci sono due cose che poi mi sono accorto, perché poi io sono Ma perché la rabbia semplice è una storia del deep deep web, legata al deep web. È quello che è sotterraneo, è quello che non è che viaggia per pedofili, per... Sì, in realtà anche lì abbiamo... No, io non è che sia un esperto e non ci sono neanche mai entrato. Ho parlato con un po' di persone che l'hanno studiato. Noi abbiamo l'idea che appunto ci sia questa rete sotterranea dove succedono le peggio cose, come se fosse proprio una rete di cunicoli sotterranei che da sopra noi non vediamo. In realtà lì sotto c'è di tutto, c'è di tutto. Per dire, lì dentro scrivono anche giornalisti o diciamo testimoni, reporter dei paesi dove c'è una repressione del giornalismo, diciamo non c'è libertà di parola, e allora loro vanno a mettere lì quello che le non loro potrebbero, opinioni. Certo. Quindi c'è in realtà c'è di tutto. Però la cosa che mi ha molto colpito, occupandomi un po' di questa faccenda, è che in un mondo dove noi abbiamo cercato di illuminare ogni singolo angolo, no? della nostra esistenza, se pensate alle città, ma anche addirittura alle montagne, oramai è illuminato tutto, come se avessimo paura degli angoli bui. Certo, diciamo che abbiamo vinto, diciamo, quel timore del buio e del bosco che ha condizionato la nostra anima di specie per tantissimi millenni. Ecco, poi siamo andati a creare un universo virtuale, algoritmico, fatto diciamo matematico, dove di nuovo abbiamo ricreato dei boschi. Certo. Cioè nel web ci sono dei luoghi, abbiamo creato dei luoghi oscuri dove succedono delle cose anche pericolose, poco raccomandabili, dove andiamo a esprimere le nostre perversioni, le nostre paure, vanno a rintanarsi lì. E questo vuol dire che nel momento che abbiamo illuminato tutto quello che c'era in superficie, è come se avessimo avuto bisogno di creare un posto sotto dove la minaccia poteva continuare a esistere. Sì, è vero, adesso ormai sanno tutto di te, se hai un cellulare sai dove traccia i tuoi percorsi, c'è il navigatore, no? Non puoi più farne a meno. Mio nipote mette il navigatore per fare un percorso che facciamo da 10 anni, sempre quello, insomma. Io farei anche occhi chiusi, e noi metti il navigatore, non si sa mai, però ormai è diventato un automatismo, certo. Sì, guarda, una cosa che mi aveva colpito qualche anno fa, non so se ricordate, c'era stata la polemica in Francia rispetto alle ragazze, diciamo, praticanti musulmane che andavano a scuola con il burqa, no? E quindi c'era stata tutta questa polemica rispetto al fatto che, essendo un luogo pubblico, un servizio pubblico, bisognava andare a volto scoperto, eccetera, che è una cosa che fa riflettere. Però poi, se ci pensate, tutti i giorni noi riceviamo sulla nostra mail decine di mail indesiderate, e se volessimo andare a vedere chi cavolo ci ha mandato quelle mail, ma se tu vai dalla polizia postale, la polizia postale ti dice lascia perdere, non riusciremo mai a risalire. Sì. Quindi abbiamo creato di nuovo un mondo virtuale dove c'è la possibilità di costruirsi un totale anonimato, cioè di andare in giro totalmente mascherati. E tu non hai nessuna possibilità, anche per truffe più serie che riguardano denaro, a te non arriva mai quella mail dove ti dice abbiamo le immagini di te davanti al computer che guardavi quel film e hai fatto quella cosa, sei nudo, eccetera. Ti arriva mai? No. Ah no? No, perché io cancello subito tutto. Ah, tu cancelli, capito. Che devi pagare tot. Io leggo solo le mail che mi manda Filippo e basta. Ah, ho capito.